Guarda molto giovane la nostra, che ha bisogno di lavorare tanto e che ovviamente, come già lo voglio dire, in 9 giorni è difficile preparare una prestazione in 9 giorni. E quindi c'è da lavorare e questa è per noi una parte più importante da usare per cercare di migliorare. Difficile pensare di venire qua e vincere a Siena con 9 giorni di preparazione. Dobbiamo migliorare nella mentalità, dobbiamo migliorare nel gioco, dobbiamo migliorare nell'atteggiamento, tutto quello che si prepara in gran parte anche tra agosto e settembre. Il nostro progetto è stato praticamente inutile, siamo insieme da martedì, quindi martedì scorso, che sono oggi mercoledì, per due conti, considerate che non li ho riposato appunto a me. Quindi effettivamente abbiamo fatto allenamenti insieme 5 forse. Quindi ho già detto sulla nazionale che posso vedere qualcosa, che il tempo da nazionale è sbagliato, bisogna dare il tempo per preparare la stagione e così veniamo mandati allo sbaglio. E credo che comunque la partita che sapevamo difficile, abbiamo reagito nel primo tempo, non siamo riusciti a reagire nel secondo. E questo è un aspetto sul quale sicuramente dobbiamo comunque migliorare. Prego. Credi che sia stato un impatto troppo violento per la Serie A? Oppure, ad esempio, Gibson all'inizio sembrava veramente spaesato? Gibson forse anche per emozionare, sono una squadra giovane. Insomma, Gibson sa che è una chance importante e può essere forse un po' emozionato, come è male che sia. Da un lato meglio questa partita, per tante cose, no? Per rompere il ghiaccio, anche per masticare un po' di amaro, meglio queste partite. Sicuro è che dopo una partita sicuramente difficile, non è che l'impatto è più violento, è che secondo me deve avere comunque il tempo di lavorare d'estate, anche nell'amichevole, di arrabbiarti con la spalla completa, di uscire questa per la mentalità, che ovviamente ci manca perché non abbiamo la casella. Quindi io sì, non sono visto martedì all'allenamento per la prima volta, la squadra ha lavorato insieme molto forte, normale, non è una scusa questa, è stato abbiamo perso di 30, 25, so che non è questo, però sinceramente se per rispondere alla tua domanda, diciamo così, sai, i proprietari mettono soldi, non poter allenare i giocatori che loro pagano perché sono giocatori con la nazionale, diciamo quanto meno strano. Ripeto quello che dicevo oggi, sul quello dello sport, la nazionale è importantissima, la nazionale per carità è importantissima, non voglio essere frainteso, ma deve essere fatta nei tempi giusti. Se no i presidenti pagano i giocatori che provengono dalla nazionale. Quando vengono a giocare due squadre, le squadre vanno a fare partite con 9 giorni di preparazione sulle spalle. La nostra è una squadra giovane che ha bisogno di lavorare. Parli di tempi giusti per la nazionale, dovrebbe giocare prima, cioè cosa immagino? Immagino lui che a fine del campionato la nazionale dovrebbe finire il campionato, una settimana di riposo e si gioca dal 15 di luglio in avanti, hai 3 settimane per avere posto la nazionale. L'allenatore della nazionale è un selezionatore, come dicono nel calcio, una volta sono ancora quelli che fanno calcio, è un selezionatore che deve mettere insieme il giocatore migliore e non mettere anche in forma buttandoli in montagna e ricominciare da zero. Secondo me il campionato dice che sono i migliori giocatori italiani, con quelli deve fare un nazionale. Il preparatore atletico lo deve usare per mantenere condizioni, che non fa il pilota ad esempio, che finisce dopo questo. Spiego, chi finisce invece, chi fa le finali, ok, o le semifinali, ha qualche giorno di riposo e poi gli basta veramente poco per entrare in condizione. In questo modo dà il tempo chi ha finito prima di stare in condizione con il preparatore. A luglio, fino a fine luglio, prima settimana di agosto fai il lavoro con la nazionale, 3-4 settimane i giocatori riposano, a settembre puoi preparare il campionato. Mi sembra molto logico, mi sembra una cosa molto semplice, e invece andiamo con il giocatore nazionale a giocare da agosto a settembre, io ho giocato l'ultima 11 settembre a giocare. Gli dai qualche giorno di riposo?
dopo che sono due mesi che va in giro per l'Europa a giocare partita, cosa fai? Siamo su uguale, diciamo uguale, cosa fai? Ne avrai qualche giorno di riposo, dopo due mesi che sono in giro, la nazionale fa 50 giorni di preparazione alla nazionale. Ripeto, con tutto rispetto per la nazionale è sacrosanta, non voglio essere frainteso, però credo che così veniamo dati un po', non so, i presidenti pagano un giocatore che poi è nella nazionale. Penso che sia un primo per tutto. Questo l'ho detto anche oggi su Corriere, lo dico così per rispondere un po' alla tua domanda. Detto questo, sicuramente abbiamo una partita non buona, non siamo pronti, abbiamo molto da lavorare perché la nostra squadra è molto giovane e bisogna lavorare tanto. Di sicuro andiamo a casa con tante notizie che possiamo sfruttare per cercare di migliorare. Volevo chiederti, ci sono delle cose che comunque ti lasciano un po' sereno in vista della partita contro Varese di domenica? Perché comunque la reazione della squadra c'è stata. C'è stato, però all'altra spallata abbiamo ceduto, dobbiamo costruire la mentalità, capisci? Cioè c'è da costruire tutto, il gioco, la mentalità, la marca, cioè c'è da fare tutto. Perché stiamo giocando, facciamo, non facciamo il torneo, facciamo il campionato. Questo mi piace. Quindi, da un lato, per assurdo, bisogna giocare a Siena oggi, non pronto come siamo ora. In maniera tale che forse venire a vincere a Siena comunque sarebbe stato difficile anche in futuro, forse, e non chiedo la forse, questo mi fa un po' meno male. Però sinceramente credo che si è visto che non siamo pronti, che siamo freschi, che siamo troppo giovani per prima cosa, ci manca veramente tanto lavoro, tanto. E 9 giorni non riesco a incidere sulla testa, sul gioco, non ce la faccio, non ce la fa neanche loro a capire come stare in campo. Coach, prego. Grazie a tutta la nostra giornata. L'analisi è chiara.